Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura la cronaca, nuovo estremo gesto nella prima serata di ieri del quarantenne di Altopascio, sposato con due figli, disoccupato, che già due settimane fa era salito sul tetto della sua abitazione minacciando di gettarsi nel vuoto perché non riusciva a trovare lavoro. Intorno alle 19 di ieri, l'uomo, che era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trattenuto in ospedale per 5 giorni, ha di nuovo compiuto lo stesso gesto e anche questa volta la tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento dei carabinieri, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. A recarsi sul posto anche il sindaco di Altopascio, Maurizio Marchetti, che già la prima volta era intervenuto promettendo di interessarsi al caso. Promessa che aveva portato in effetti ad un colloquio con il capo di gabinetto del comune, che anche questa volta è stata rinnovata. E chiudiamo con la cronaca e ci spostiamo a Capannori, dove il comune è pronto a puntare sullo sviluppo del territorio e a valorizzare le sue eccellenze. Per questo ha lanciato un bando pubblico per individuare un partner con cui stipulare accordi di collaborazione. Tutti i dettagli nel servizio di Lodovico Poschi. Capannori San Francisco, un ponte tra comunità, cultura e turismo. Scoprire Capannori è la decima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, in programma dal 16 al 18 novembre a Lugano. Sono i tre progetti turistici e di sviluppo del territorio di rilevanza internazionale per i quali il Comune intende realizzare accordi di collaborazione. Il bando lanciato dall'amministrazione del Ghingaro cerca soggetti pubblici e privati e associazioni senza fini di lucro che già operano in ambito turistico. La collaborazione consisterà nella fornitura di beni e di servizi, come ad esempio attrezzature informatiche e azioni di marketing per promuovere ciascuno dei tre progetti dell'ente. Il ponte tra Capannori e San Francisco è stato presentato sabato sera a Villa Tani, a Pieve San Paolo, alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico Maurizio Vellutini. Il comune è alla ricerca di un partner in grado di mettere in atto azioni di marketing per promuovere il progetto e i prodotti enogastronomici che costituiscono un'eccellenza per Capannori, oltre ad azioni necessarie per promuovere e rafforzare i legami tra le comunità di San Francisco e della Piana di Lucca. Per il progetto Scoprire Capannori si chiede la realizzazione e la stampa di almeno 5.000 copie di una guida turistica che valorizzi le risorse naturalistiche del comune. Per la partecipazione alla decima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze si chiede di indicare le forme di promozione pubblicitaria da inserire all'interno dello stand di Capannori e di altri servizi aggiuntivi. Importante riconoscimento per il centro commerciale naturale Indiana e dintorni di Segromigno e Monte, la cui presidente Gabriella Giusfredi, assieme alla sua vice Stefania Petroni e al vicepresidente provinciale vicario di Confcommercio di Lucca, Antonio Fanucchi, è stata ricevuta e premiata dal sindaco di Mulazzo, comune della Lunigiana, colpito dall'alluvione dell'autunno 2011. Il motivo di questo gesto è stata la generosa iniziativa promossa dal centro commerciale naturale lo scorso febbraio, quando fu organizzato un veglione di carnevale in maschera con raccolta fondi. Nella circostanza furono racimolati 1.000 euro destinati alla ricostruzione della locale scuola elementare. E adesso lo sport con il ciclismo, grande riconoscimento in chiave mondiale per la Michela Fanini Record Rox. La società di Patron Brunello Fanini infatti è stata invitata dalla Federazione Internazionale a partecipare alla rassegna iridata nella gara a cronometro riservata alle squadre di club. Domenica prossima a Valkenburg in Olanda tenteranno l'impresa l'estone Trier, la ceca Ruzicova, la russa Burkenkova, la spagnola Benitez, la messicana Balderas e Valentina Scandalora. E infine da sottolineare la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica presa dalla 23enne riminese Lorena Foresi. E ancora per lo sport, spazio al basket, ancora 14 giorni di preparazione prima dell'esordio per l'Arcantea sul parquet di Chieti. La società ha deciso di inserire nel calendario un'ultima amichevole al Palatagliate sabato prossimo. Il punto nel servizio di Marco Baldocchi.
aumenta l'intensità nella preparazione pre-campionato dell'Arcantea. Dopo il felice doppio confronto contro Perugia, Barzanti e compagni sono chiamati a faticare ancora una settimana prima della prossima dedicata probabilmente allo scarico, così da presentarsi con le gambe fresche per la trasferta di Chieti. Settimana che oltre all'impegno, già programmato mercoledì alle 20.15 sul campo del Don Bosco Livorno, che avrebbe dovuto chiudere il calendario delle amichevoli, si allunga con un ulteriore test match programmato sabato prossimo al Palatagliate contro San Vincenzo, formazione di DNC. Non cambiano però le priorità in casa biancorossa, ovvero il completo recupero degli acciaccati, Barzanti e Negri in primis, e la costruzione del nuovo impianto di gioco, soprattutto dal punto di vista tattico, con i ragazzi di coach Russo che hanno già fatto vedere ottime cose nella propria metà campo. Dalla fase difensiva infatti sono giunte buone notizie dopo le due amichevoli con Perugia e il coach non ha mancato di elogiare i progressi che il team sta facendo ogni giorno senza farsi troppo condizionare dalla catena di infortuni che ha toccato molti elementi del roster ed ha accorciato le rotazioni. In Umbria sono scesi in campo in 9, compreso Giulio Gazzotti, aggregatosi solo da qualche giorno alla truppa biancorossa, come successo nelle scorse settimane con Gigena e Martone. Il ragazzo classe 91, ala di 202 cm, lo scorso anno con Latina ha giocato 24 minuti di media, portando alla casa 8 punti e 5 rimbalzi. Nel test contro Perugia ben impressionato, mettendo a segno 13 punti. La sensazione è che se Crotta non dovesse risolvere i problemi che lo stanno lasciando ancora fuori dal parquet, possa essere lui il decimo del roster 2012-2013. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca per questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.